Dopo Matteo Ricci, anche il consigliere regionale Andrea Biancani ha parlato in merito alla conferma di Roberto Mancini nel ruolo di testimonial della Regione Marche. Ieri il sindaco di Pesaro ha proposto di sostituire l'ex CT azzurro con Tamberi, per Biancani invece si potrebbe affidare a Valentino Rossi il ruolo di testimonial per la promozione del territorio. Innanzitutto stiamo parlando di personaggi a livello sportivo che tutti sono importanti, tutti hanno comunque svolto e hanno un ruolo importante a livello nazionale ma anche internazionale. E io ho fatto quest'altra proposta, quella di Valentino Rossi, perché mi sembra che forse se parliamo di persone che conosciute nell'ambito sportivo, perché ovviamente potremmo, se parliamo di tutto, potremmo individuare tantissime altre persone, ma se proprio dobbiamo individuare uno sportivo come testimonial per le Marche, ritengo che nessuno come Valentino Rossi possa essere così conosciuto e riconosciuto. Valentino Rossi che ha anche una grande capacità a livello comunicativo e quindi nel momento in cui uno deve essere un testimonial e deve essere in grado di comunicare, probabilmente non chi come lui è stato in questi anni così empatico ed ha avuto la forza ma anche e soprattutto la capacità di farsi riconoscere, di farsi benvolere e di fare in modo che quelli che sono le persone che sono tifosi di Valentino sono sparsi in tutti i paesi del mondo e probabilmente sono milioni e milioni di persone. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere un marchigiano così conosciuto, secondo me deve essere presa in considerazione anche questa possibilità. Il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha immediatamente spento le polemiche, confermando Roberto Mancini nel ruolo di testimonial e dichiarando che questa scelta non deve dividere o mettere in contrapposizione figure che amano le Marche e che si sentono profondamente marchigiane. Invece il presidente Acquaroli ha confermato Roberto Mancini. Beh, il presidente Acquaroli ha confermato Roberto Mancini, innanzitutto la proposta di Valentino Rossi ancora non era stata fatta. Roberto Mancini rimane un testimonial importante, anche se devo dire che questa scelta comunque di mettersi dalla nazionale è una scelta comunque un po' almeno discutibile. Mancini sicuramente un personaggio famoso e conosciuto, ma ripeto, Valentino Rossi è un'altra storia.